master plan che oggi viene presentato dallo studio Boeri è un grande passo in avanti per il nostro territorio, un progetto che abbraccia tantissimi comuni, una misura globale che riesce a stanziare dei fondi che non hanno un'incidenza sul singolo comune ma su tutto il territorio, su tutta la provincia, e questo passo in avanti che ha fatto la politica di voler fare le cose insieme, in sinergia, credo sia l'arma vincente di questo master plan, oltre che lo strumento nuovo che utilizza la regione, e questo naturalmente ci fa piacere perché credo sia il modo migliore per investire i soldi che oggi abbiamo a disposizione dal PNRR, ai fondi europei e ai fondi regionali. Credo che un'opera, diciamo, che in qualche modo raccorda più enti e che quindi sia funzionale alla crescita di tutto il territorio sia realmente l'arma vincente che dobbiamo seguire. Di questo siamo felici e orgogliosi. Insomma, oggi aspettiamo con una certa curiosità anche la visione che lo studio Boeri ci vorrà dare in questo progetto meridionale per proseguire questo lavoro così importante. È chiaro che poi attendiamo anche le parole del governatore De Luca, che magari ci comincerà a raccontare e immaginare quali sono i fondi e come in che modo vorrà finanziare tutto questo, e quindi per noi, per il nostro territorio, veramente una giornata importante. Ci siamo concentrati sulla viabilità, perché dal arrivare all'aeroporto e alla fascia pedonata uscendo a Battipaglia abbiamo inserito una strada interpoderale che dovrà diventare una strada intercomunale, anzi provinciale, per consentire un maggiore collegamento aeroporto e fascia pedonale. Noi abbiamo degli usi civici di proprietà del vecchio comune di Montecorvino Rovella, abbiamo 1,5 chilometri di litorale che un pezzo rientra nel comune di Battipaglia nella gestione territoriale e un pezzo nel comune di Ponte Cagnano, quindi noi siamo ospiti proprietari. Incominciamo a rivedere di nuovo la nascita di questa riqualificazione della fascia costiera, stavolta fatta un po' diversamente perché oltre a coinvolgere i comuni della fascia coinvolge la regione, la provincia, ma soprattutto i privati, che sono poi quelli che devono investire. La cosa buona è che se bisogna riqualificare la fascia che veda considerata come tutt'uno, e anche per esempio noi stiamo approntando il PUC, abbiamo cercato di chiamare i colleghi dei paesi limitrofi proprio per vedere che se noi mettiamo tutto lì dentro in modo da distribuire in maniera razionale dove vanno gli alberghi, dove vanno i parchi a tema e i camping. Pensiamo alla metropolitana leggera come momento di collegamento con la città di Salerno, col capoluogo e anche con Napoli. Pensiamo sicuramente ad un nuovo approdo marittimo, perché vedo che anche questa è una delle indicazioni che viene dalle prime battute, diciamo, di questo master plan. Penso alla nuova mobilità su gomma che deve essere regolamentata e disciplinata anche da parte nostra, soprattutto con il potenziamento di alcune arterie locali che sono in questo momento non in condizioni tali da poter smaltire il traffico che abbiamo sul nostro territorio, soprattutto legato alla produzione agroalimentare della nostra area. E come dicevo prima, noi dobbiamo innanzitutto eliminare quelle che sono le fonti di inquinamento del nostro litorale, preservare quello che è la nostra fascia pinetata, in questo momento patrimonio incommensurabile, cioè del valore di questa grande pineta che va riqualificata, va pulita, va sistemata e soprattutto va anche utilizzata, ovviamente con il massimo rispetto di quelle che sono le norme ambientali.